Ciao a tutti. Oggi è l'anniversario di morte di Giacomo Leopardi, che come sapete è il poeta che amo di più in assoluto. Ho fatto un sondaggio sulle mie pagine Instagram e Facebook per chiedere quale testo, insomma, voleste che analizzassi e proprio a furor di popolo avete scelto L'ultimo canto di Saffo. Questo è un testo che parla di bruttezza, bruttezza estetica. Infatti qui Leopardi, per bocca del personaggio della poetessa Saffo, sostanzialmente si lamenta del suo destino ingrato che ha voluto che lui si trovasse a vivere in un corpo deforme, con tutto quello che ovviamente questo ha comportato per la sua vita. E infatti questo è un testo che a volte si usa per sostenere la teoria del Leopardi incelante litteram, tant'è che l'ho ritrovato anche, diciamo, analizzato e commentato nel forum dei brutti, pensate un po'. Sicuramente questo è un testo che può colpire più alcune persone rispetto ad altre, cioè chi non ha mai vissuto la sensazione, non necessariamente l'essere brutti a livello oggettivo, che non so neanche se esiste esattamente come cosa, ma più che altro la sensazione di essere, il sentirsi brutti, il non sentirsi accettati, non sentirsi adeguati rispetto appunto ai canoni della società o rispetto ai gusti delle persone che si hanno attorno, magari alle scuole medie quando tutte le ragazze sono alte, hanno le tette e tu sei alto 1,5 m, non ce le hai, per dire, o cose di questo tipo, no? Quando tutti sono atletici e tu invece non sai fare sport, quando gli altri iniziano a essere muscolosi e tu sei rachitico, tutte queste cose che non necessariamente rappresentano bruttezza, chiaramente. Però rappresentano un momento in cui tu sei diverso dagli altri, non ti senti abbastanza adeguato e fondamentalmente nessuno ti caga, perché questa è una verità che è difficile da accettare, ma che oggettivamente sperimentiamo, no, non tutti, ma quelli appunto che hanno la sfiga di aver fatto qualcosa di male a madre natura, quindi aver provocato la sua vendetta. E infatti è proprio di questo che parla Leopardi. Però naturalmente, siccome qui appunto stiamo parlando di Leopardi e non di un incel, non di un tizio qualsiasi, la riflessione ovviamente è molto più ampia. Cioè si parte dalla constatazione di quanto è brutta la vita di chi appunto non è bello, per arrivare però, come sempre fa Leopardi, ad una constatazione molto più universale sulla sostanziale infelicità umana. Che porta sempre a dire che Paolo Leopardi era depresso e parla solo dell'infelicità, ma che in realtà è semplicemente una riflessione di natura filosofica, molto razionale, molto lucida, molto articolata e decisamente condivisibile. Quindi entriamo un po' più nel dettaglio della poesia. Anzitutto, chi è Saffo e perché Leopardi la sceglie? Si tratta ovviamente della famosissima poetessa greca, che si diceva si fosse tolta la vita lanciandosi da un promontorio perché innamorata di un uomo di nome Faune, che però non ricambiava il suo sentimento. E di Saffo si diceva anche appunto che fosse brutta. Quindi Leopardi prende queste tradizioni, queste leggende, insomma, su Saffo, le unisce per fare un discorso, come dice lui stesso nel preambolo ai canti, all'edizione dei canti, cioè una piccola premessa, una piccola prefazione per spiegare brevemente il contenuto e l'intento di alcune canzoni. Lui afferma che la sua intenzione era quella di analizzare, insomma, approfondire la situazione di uno spirito, di un'anima estremamente sensibile, estremamente intelligente, insomma estremamente alta, costretta però in un corpo brutto e deforme. La poesia è ambientata in un paesaggio notturno. Saffo si trova appunto sul promontorio da cui poi si lancerà, e descrive il paesaggio che sta attorno a lei. Infatti la poesia inizia con placida notte e verecondo raggio della cadente luna, che tra l'altro, cioè, sono un verso e un mistichio meravigliosi. Quindi la prima cosa che vediamo nella poesia è questa notte placida, quindi calma e tranquilla, è questo raggio pudico della luna cadente. E lei dice che però lo spettacolo calmo della natura non si adatta a chi ha un cuore tempestoso, cioè a chi sta soffrendo. Infatti dice: già non arride spettacolo molle ai disperati affetti. E quindi vediamo subito che al centro di questo discorso, più che la bruttezza stessa, c'è il rapporto tra l'uomo e la natura, che è sempre molto molto importante per Leopardi. Infatti poi nella seconda strofa Saffo continua a parlare della natura, di quanto la natura sia bella, e dice: beh, però questa bellezza della natura a me è preclusa, perché io non sono altrettanto bella. Cioè la natura mi ha messo in questo mondo così bello, in cui le sue bellezze sono così rigogliose, ma sembra averlo fatto quasi per una sorta di perversa crudeltà, perché poi questa stessa bellezza mi fa soffrire e io non posso prendervi parte. E infatti Saffo, dopo aver fatto un elenco di cose meravigliose della natura, dice che il candido fiume, il fiumiciattolo limpido, si sottrae al suo piede. Quando lei cerca di immergere i piedi nel fiume per assaporare, insomma, la freschezza dell'acqua, il fiume si sottrae, si allontana, non vuole essere toccato da lei. E quindi ovviamente la domanda poi sorgerà spontanea: allora perché? Cioè, perché io ho dovuto nascere se poi però non posso godere di tutto questo?
Ed è un'immagine, secondo me, che rende molto bene proprio che cosa si prova quando ci si sente fuori posto, perché appunto non siamo adeguati rispetto a uno standard o non pensiamo di esserlo, magari in realtà lo siamo anche, ma il nostro cervello ci dice di no. E c'è proprio questa sensazione di essere rifiutati da tutto quello che abbiamo attorno. Leopardi spiega molto bene il concetto di io non ci faccio niente nel mondo proprio con questa immagine, cioè persino la natura ti rifiuta. E quindi qui arriviamo alla terza strofa, che secondo me è la più bella, in cui Safo appunto si domanda e domanda alla natura, ovviamente senza ottenere risposta, ma che cosa ho fatto di sbagliato? Che cosa ho fatto? Dice, in che peccai bambina? Cioè che cosa ho fatto da bambina perché le parche, cioè le dee, insomma, che decidono il destino degli uomini, decidessero per me questa sorte infausta? Cioè perché? Per quale motivo non potevo nascere più bella? Perché avete deciso che invece io dovessi vivere questa sofferenza? Qui Safo sta parlando alla prima persona singolare, sta parlando di se stessa, che cosa ho fatto di male per meritarmi questo. Però poi nel corso della strofa passa alla prima persona plurale, dice arcano è tutto fuorché il nostro dolor. Cioè non conosciamo niente, tutto ci è ignoto, tutta la vita effettivamente è un mistero, l'unica cosa che conosciamo è il nostro dolore. Quindi qui Safo non sta più parlando di se stessa, cioè di quanto è sfigata perché è nata brutta, ma sta parlando del destino, della sorte di tutti gli esseri umani. Cioè il dolore universale è quello che interessa a Leopardi, chiaramente. Leopardi non parla mai soltanto di se stesso, proprio perché appunto non è uno qualunque che scrive il diario segreto per piangere, lamentarsi. Parla della sorte degli esseri umani tutti, no? Di quella sofferenza che accomuna tutta l'umanità. Infatti poi dice, negletta prole, nascemmo al pianto. Cioè siamo stati messi al mondo, prole vuol dire figli, siamo figli della natura, la natura è nostra madre, però ci ha messo al mondo per il pianto. L'unico scopo per cui siamo nati è il piangere. E questo non è da parte di Leopardi un lamento, un dire, ah, che sfiga, siamo tutti tristi, non è questo. È proprio un concetto che lui esprime nella sua filosofia, lo troviamo nelle operette morali, lo troviamo nello Zibaldone. Cioè lui sostiene proprio che dal punto di vista della struttura dell'universo, tutto ciò che nasce, nasca con il solo scopo di morire, perché poi da quella morte nasce altra vita. E quindi lo scopo stesso dell'esistenza è la sofferenza. E la terza strofa si conclude con una frase, una delle più belle secondo me che Leopardi abbia mai scritto, che addirittura un periodo volevo anche tatuarmi, poi mi sembrava un po' troppo, insomma, mettere il focus su quanto è brutta la vita se non sei una strafiga. E comunque la frase è questa: e per virili imprese, per dotta lira o canto, virtù non luce in disadorno a manto. Cioè, per quanto tu compia imprese grandiose, per quanto tu sia abile con la lira o nel canto, qui Safo sta parlando di se stessa, che è una grande poetessa, virtù non luce in disadorno a manto, cioè la virtù non risplende se il contenitore è disadorno, cioè se tu non sei bella, le tue capacità, la tua grande abilità poetica, le imprese che tu potrai compiere comunque non risplenderanno, la gente non le noterà. Comunque, per inciso, poi non mi sono tatuata questi versi perché erano troppo deprimenti e quindi invece ho scelto E l'infinita vanità del tutto, che è invece molto più allegro come verso. Infine, l'ultima strofa inizia con una frase molto secca, composta da un solo verbo, morremo, cioè moriremo, che è la traduzione letterale del moriemur che pronuncia Didone nel libro IV dell'Eneide prima di togliersi la vita. Quindi ovviamente citazione altissima e anche in questo caso abbiamo la prima persona plurale, che quindi si interpreta in due modi, cioè da un lato c'è Safo che sta per togliersi la vita e quindi dice ora morirò, ma dall'altro c'è un altro significato, cioè tutti moriremo, e non nel banale senso le persone muoiono perché non sono immortali, ma nel senso di questo è il nostro destino, come dicevo prima, la vita stessa ha come unico obiettivo il morire. Poi nella strofa Safo fa un piccolo riferimento un po' sarcastico al suo amato, dice beh tu che io ho amato con così tanto e con così tanta fede, vivi felice. Se felice in terra, visse nato mortal. Cioè, io ti auguro di riuscire a vivere felicemente, ma mette in dubbio Safo questa possibilità, quindi qua un po' l'ironia, la possibilità che qualsiasi persona mortale possa vivere felicemente. Ovviamente c'è proprio il gioco di opposti, no? Tra il vivere e il fatto che noi siamo mortali. Mortale significa semplicemente essere umano, è sostanzialmente un sinonimo, però se notate la radice è proprio morte, no? Quindi il fatto che noi siamo destinati a quello, sembriamo appunto essere nati apposta. E quindi Safo qua mette in discussione, proprio mette in dubbio, anzi, ma in realtà è una certezza, appunto, è sarcastica la frase, la possibilità che gli uomini possano essere felici. Sostanzialmente questo non può succedere, neanche quindi per chi è di bell'aspetto, perché Faone non è brutto, l'uomo di cui lei è innamorata non è brutto. E infine Safo appunto conclude dicendo
dicendo che di tanta speranza, di tanto vagheggiamento, di tante illusioni coltivate durante la giovinezza rimane solo il tartaro, cioè la morte, l'inferno, insomma, l'oltretomba. E poi la poesia si chiude con le parole l'atra notte e la silente riva, quindi l'immagine della notte buia, profondamente oscura, e la riva del mare appunto adesso silenziosa, quindi un paesaggio naturale in cui lei non c'è più. Prima la poesia iniziava con lei che guarda la luna ed è presente in questo spettacolo naturale che però le viene in qualche modo sottratto perché lei appunto non può prendere parte a questa bellezza della natura e quindi nel finale la natura rimane da sola senza la presenza umana. Qui bisogna fare attenzione a interpretare correttamente il suicidio di Saffo, nel senso che nella nostra ottica il suicidio è visto tendenzialmente come un fallimento, cioè non arrendersi e quindi venire sconfitti dalla vita, non trovare il coraggio di andare avanti, eccetera. Ma non è questa la mentalità di Leopardi. Leopardi condivide in gran parte la mentalità classica che vede il suicidio come un atto eroico, un gesto di ribellione. Anche perché se ci pensate, il ragionamento di Leopardi qual è? La natura decide che io devo vivere, no? Mi mette al mondo. Mi mette al mondo e mi provoca poi, non fa altro che provocarmi una serie di sfighe clamorose. Nel suo caso particolarmente, diciamo, pesanti, no? La gobba, aveva sempre problemi agli occhi, poi era sempre estitico, insomma, un sacco di problemi intestinali. Non riusciva mai a stare bene fisicamente, poi appunto la bruttezza e tanti vari problemi, per non parlare dei problemi economici, insomma una vita veramente, no? Che a un certo punto uno dice sì, ma che palle. Quindi la natura mi mette davanti a tutte queste sfide, quindi uno si domanda ma perché mi ha messo al mondo? Evidentemente per uno scopo suo, io non ho nessuna importanza, cioè l'essere umano nell'universo non è che un piccolo granello e serve un ingranaggio di una macchina, no? Serve a far funzionare l'universo che si nutre appunto di questo ciclo ininterrotto di produzione e distruzione della materia. E quindi qual è l'unico gesto veramente eroico che tu puoi compiere? La natura non la puoi combattere perché ovviamente è molto più forte di te. Quindi siccome tu non puoi combattere contro la natura, l'unica cosa che puoi fare è opporti a questo destino che la natura ha previsto per te. Quindi il suicidio non va visto come una sconfitta, non c'è proprio l'opposto, è proprio il dire io riaffermo la mia individualità, la mia capacità di prendere decisioni per me stesso e di oppormi a questo disegno malefico della natura togliendomi la vita prima del tempo. La natura aveva previsto eventualmente che io vivessi più a lungo in modo tale che potessi far parte di questo ciclo e potessi servire ad uno scopo, io invece me ne sottraggo. Va da sé che questo non è un invito al suicidio, insomma lo specifico perché su internet non si sa mai, visto che insomma vabbè, è chiaro che questa è una poesia e il suicidio è un simbolo, non è qualcosa da prendere alla lettera. Ripeto, infatti Leopardi non si è suicidato. Spesso si fa questo errore di dire vai, Leopardi era depresso e i personaggi che lui mette nei suoi testi rappresentano lui al 100%, ovviamente non è mai vero, cioè lui parla per bocca di Saffo, Saffo in parte rappresenta lui, ma non sono la stessa persona e quindi non hanno fatto le stesse scelte. Quindi quando pensate a Leopardi, questo lo dico sempre, lo ripeterò ovviamente sempre, non pensate a Leopardi che vi raccontano sempre, no? Triste, gobbo, lì sempre sui libri, depresso, che non tromba, anche perché Leopardi comunque trombava, magari a pagamento, però comunque la vita sarebbe goduta anche lui. Pensate invece a Leopardi rappresentato da Saffo, no? La Saffo che prende la decisione di ribellarsi al destino che le è stato imposto. E naturalmente contestualizzate appunto questa scelta, il simbolo del suicidio, cioè pensatelo come l'atteggiamento generale di Leopardi nei confronti della vita. Se voi ci pensate, ha veramente avuto una vita sfigatissima, cioè ma così tante sfighe che la maggior parte di noi, per nostra fortuna, non può neanche immaginare. Davvero tantissimi problemi di salute, problemi economici, poi aveva anche un carattere, non era soltanto brutta, aveva un carattere di merda, nel senso la gente, nelle lettere noi vediamo che comunque veniva descritto come un eccentrico, aveva scatti d'ira, oppure diceva cose che nessuno capiva, poi non riusciva a tenere a freno la lingua, quindi era sempre molto sgradevole, molto saccente. Poi immaginatevi anche quanto era difficile, Leopardi era un vero e proprio genio, cioè una di quelle persone che oggi sarebbero messe tipo su un piedistallo, mandate in scuole stranissime a 5 anni a fare calcoli allucinanti, era proprio un piccolo genio. E quindi immaginatevi quanto era frustrante per lui, se avete visto The Big Bang Theory, conoscete il personaggio di Sheldon Cooper, Leopardi un po' era così, no? Cioè un ipergenio messo in mezzo alla gente che ovviamente rispetto a lui erano quasi tutti dei coglioni, come lui spesso dice appunto nelle sue lettere. Immaginate quanto era frustrante per lui avere questa immensa intelligenza che infatti cercava sempre di, doveva sempre canalizzare, doveva sempre tirar fuori, e tutto questo poi messo dentro un corpo che era anche troppo fragile rispetto alle estreme energie che lui aveva dentro. Lui questo lo dice spesso, dice ma perché? Anzi a volte dice proprio forse sono proprio queste energie
tutta questa vita interiore che ho dentro che mi ha consumato il fisico, forse in parte può essere anche vero. Quindi voi pensate a tutte le sfighe che ha avuto Leopardi, ne ha avuto veramente tantissime, ok? Poi ha incontrato, ha avuto anche tanta sfortuna con le persone che ha incontrato, insomma, gente che si è approfittata di lui o che lo ha trattato male, perché per quanto intelligente fosse, da altri punti di vista a volte era un po' ingenuo. E nonostante questo, aveva sempre questa continua forza di combattere, aveva sempre questa rabbia dentro, questa energia, che tantissimi, tantissimi di noi non hanno, nonostante magari siamo molto più fortunati di lui. Quindi, visto che oggi appunto è l'anniversario della morte, e ovviamente per me giugno è un mese in cui insomma sono genuflessa tutti i giorni davanti all'altarino di Leopardi, a parte che lo sono in generale nella vita, ci tengo sempre a ricordare questa cosa, cioè se dovete pensare a Leopardi, non pensate a Leopardi triste, ma pensate a Leopardi incazzato, oppure a Leopardi che ride, che è un'altra cosa che faceva tantissimo, ridere in faccia alle sfighe, alle ingiustizie della vita. Questo è Leopardi, secondo me, che dobbiamo imitare, Leopardi che dobbiamo leggere, da cui dobbiamo prendere esempio, perché era questo il suo approccio alla vita in realtà, non era tanto quello di piangersi addosso, anche se è così che spesso ce lo dipingono, ma era più il contrario, più quello di dire, beh, guardo tutto quello che ho davanti e comunque vado avanti lo stesso, nonostante quello che ho attorno sia più che altro merda, perché questo è stato la grande sfortuna di Leopardi. Quindi oggi, se volete celebrarlo, leggete L'ultimo canto di Saffo, che è un po' come, boh, bere una birra buonissima, non lo so, mi vengono in mente neanche delle similitudini adeguate. E poi ci vediamo a fine mese, il 29, invece, con un'operetta morale per celebrare la nascita di Leopardi.